Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi preferite il mese di febbraio, un mese corto ma intenso. Ho visto tantissime cose, ho letto tantissime cose, ho provato tantissime cose e però per motivi di brevità cercherò di fare una selezione, quindi non vi parlerò proprio di tutto quello che ho scoperto a febbraio, ma soltanto appunto dei preferitissimi. Ecco, questo perché vi voglio bene, non voglio fare come al solito un video di 40 minuti. Quindi eccoci qui dalla location di Vano con i quadri storti, come ormai è consuetudine, non li raddrizzerò mai, quindi rassegnatevi, è proprio il mio trademark, il mio marchio di fabbrica, è così. Partiamo con la categoria musica. Ho scoperto una cantautrice di cui probabilmente avete già sentito parlare, soprattutto se siete attenti alle nuove tendenze. Non è neanche il suo esordio, questo è il suo secondo album, è anche abbastanza celebrato dalla critica. L'artista in questione è Phoebe Bridgers e l'album che ho ascoltato tantissimo durante febbraio è Punisher, che è uscito nel 2020. Genere folk noir che appunto appartiene al più grande bacino del neo folk. Genere che io non bazzico tantissimo, devo dire la verità, però lei ha tantissime influenze da parte di Elliott Smith, che a me piace molto. Sì, anche lei, temi parecchio pesanti, e se appartenete come me al club Sad Songs, quindi canzoni tristi, vi piacerà tantissimo, in quanto a testi che sono anche, tra l'altro, secondo me molto originali e appunto sussurri, cose del genere. Cioè, se vi piace la SRM anche nella musica, è perfetta lei. È stata una bella sessione di febbraio insieme a tantissimi gruppi del passato. Vabbè, avrete sentito la notizia che i Daft Punk si sono sciolti, quindi comunque ho ascoltato anche un po' di Daft Punk. Ascolti Daft Punk, ascolti Massive Attack, ascolti Massive Attack, finisci sulle docce di Pepper. Insomma, un po' un mix. Ognuno ha le sue mappe mentali, no? Le sue mappe musicali, i ricordi della propria infanzia, adolescenza, eccetera, eccetera. Poi un po' di consigli sparsi delle persone attorno a me. Insomma, ho sentito molte band, diciamo, che appartenevano al mio passato, ecco. Quindi Phoebe Bridgers è stata la scoperta nuova. Per il resto ho ascoltato un botto Californication. A proposito di album del passato, poi ho in realtà risentito tutto quanto Kids See Ghosts. Non ho capito se è una cosa popolare o no. Comunque è una sorta di duo formato da Kanye West e Kid Cudi. E niente, è un progetto super particolare. A me piacciono tutte le canzoni. La mia preferita è Feel the Love e Reborn, ma anche Fire. Vabbè, comunque loro hanno fatto un solo album, credo, quindi insomma, se voi digitate Kids See Ghosts e vi piace l'hip hop, vi piace il rap, questo è un album secondo me bellissimo. Vabbè, comunque rientra, diciamo, nei mille progetti da matto di Kanye West. Io non è che lui lo segua tantissimo, però questo in particolare secondo me è un piccolo gioiellino. Credo di aver finito con la musica, quindi passiamo alla categoria film. Non ho visto film tranne ieri, che era il 28 febbraio, giusto in tempo per mettere almeno una cosa, ed è Matrix. Io, cioè, lo so che è allucinante, ma io credo di non aver mai visto Matrix per intero, cioè in tutta la mia vita. E ieri l'ho visto per intero. Bello, il mio commento è molto bello. Un abuso del rallenti, ecco, questo è il mio commento tecnico. Quando ancora le sorelle Wachowski erano i fratelli Wachowski, storia mi è piaciuta tantissimo. In realtà, chiaramente, avendo visto spezzoni, quella 25.000 anni di meme, mi hanno comunque dato un'infarinatura iniziale, quindi non è che ero proprio completamente immacolata, però insomma non sapevo proprio la storia nei suoi minimi dettagli, quindi sono contenta di aver fatto questo grande recuperone. Non vorrei fare la solita, però effettivamente di film così mancano un po', cioè film spettacolari però anche con una trama di sostanza, ma molto probabilmente sono io che non guardo film e quindi non li conosco. Invece cose che guardo a fin troppo sono le serie televisive. Questo mese ho, vabbè, continuato con il mio rewatch di Buffy. Dovrei farvi uscire prima o poi un Get Ready With Me che ho girato, in cui sproloquiamo un'ora di Buffy, ma ve lo faccio uscire prima o poi, devo solo trovare il coraggio di montarlo. Comunque sono arrivata alla quinta stagione, cioè diciamo fine quarta, inizio quinta. La quarta stagione è orribile,
orribile, secondo me, cioè veramente brutta. Però tutto sommato sono strafelice di questo rewatch, questo perché veramente di universi così ricchi e stimolanti dal punto di vista della trama, dei personaggi, di tutto, ce n'è veramente poche di serie così, e voglio fare tipo un recupero dei classici, delle mie serie televisive preferite dell'infanzia. Quindi man mano che, cioè, se Prime Video, Netflix, tutti questi servizi continueranno a mettere serie del passato, io continuerò con i rewatch, non c'è niente da fare. Cioè, perché di show nuovi ce n'è veramente una caterva infinita, però scremare è difficile. Quindi a volte, siccome tanto poi io tendenzialmente tendo a dimenticare le cose, poi io Buffy non l'avevo mai finita, cioè non l'avevo mai portata a termine, mi sembra che io mi sia sempre fermata alla quinta stagione, quindi mi faceva piacere recuperare, fare questo grande recap. Invece appunto di serie nuove ne guardo un po' di meno negli ultimi tempi, ma una che mi ha fatto veramente impazzire è WandaVision. Ne stanno parlando tutti, ne abbiamo anche chiacchierato tra di noi su Twitch, quindi non è che mi dilungherò più di tanto, però l'ho trovata molto sperimentale, soprattutto all'inizio, dopodiché perde un po' questa sua audacia sperimentale, si assesta più sul dramma. Come qualità siamo veramente ad un livello proprio formale cinematografico, perché ci hanno messo soldi ecco, questa è la banale realtà. Quindi effetti speciali incredibili, recitazione incredibile dei due protagonisti, Wanda e, interpretata da Elizabeth Olsen, e Paul Bettany, che interpreta Visione. Anche il resto del cast comunque è super, purtroppo non posso fare spoiler, però ci sono diversi caratteri che si svelano, diciamo, col tempo. Devo dire ottimo, cioè ottimo prodotto Disney Plus, che non è che brilla, secondo me, cioè almeno a mio parere, per offerta, in particolare nei miei confronti. Cioè non è che io ho tutti questi prodotti belli da vedere su Disney Plus, non è che ho trovato proprio il baule del tesoro, anzi. Invece WandaVision, diciamo che secondo me è il primo prodotto veramente convincente. Cioè a me aveva, non è piaciuto neanche così tanto Soul, per intenderci, che è uscito appunto per Natale. Adesso che l'offerta si è arricchita anche con i prodotti di Star, devo dire che ci sto trovando le perle. A proposito di serie TV del passato, tipo Brothers and Sisters, mamma mia, mi sa che mi parte il rewatch. Per tutti gli amanti This Is Us, vi dovete vedere Brothers and Sisters, perché io This Is Us l'ho mollata dopo 3 episodi, ma capisco l'appeal, perché io appunto in passato ho visto tante volte Brothers and Sisters ed sono molto simili secondo me a livello di scrittura, quindi prego, verserete calde lacrime. È una storia familiare, come potete immaginare dal titolo. A proposito di serie televisive, comunque, è uscito il trailer di Shadow and Bone per Netflix. Pensierini che abbiamo. Mi piace. Sembra un po' uno sceneggiato, cioè si vede che i soldi per gli effetti speciali di WandaVision non ce li hanno, e non ce li hanno mai avuti, e probabilmente non ce li avranno mai, quindi non è che mi aspetto quel livello. Abbastanza convincente, un po' troppo lungo, cioè insomma praticamente c'è tutto il primo episodio spiattellato nel trailer, non si vedono abbastanza i miei personaggi del cuore, ma è anche normale, visto che i miei personaggi del cuore credo che non si vedranno se non tipo l'ultimo episodio della prima stagione, perché sono Nina e Mattias. Vi consiglio comunque caldamente, avete tutto il tempo, di recuperarvi i libri, tanto esce ad aprile, almeno il primo libro prendetevelo. Sono abbastanza contenta del Darkling, devo dire, e anche di Cutsbreaker. Mi aspettavo il peggio, ma la migliore è Inej. Anche Alina mi piace tantissimo, proprio come look. Mali invece mi fa veramente cagare, però pazienza, ci sono tante altre cose che non mi piacciono. In generale i costumi li ho visti un po' spesi, non ci sono i colori proprio accesi, brillanti del Grishaverse, non lo so, c'è qualcosa che non mi piace, sta un po' di sceneggiato, però ripeto, è tutto riconducibile a low budget. Se la sceneggiatura è buona, accetto di tutto, ecco. Ma tanto stiamo parlando del 23 aprile, ragazzi, quindi io non so, non so se sono ancora viva. Libri preferiti del mese, invece, ho letto 2 autrici che mi sono piaciute tantissimo. Allora, Falsa partenza di Marion Messina, o Marion Messina, come volete dirlo, è un'autrice francese. Infatti questa è una storia ambientata a Parigi, una Parigi metropolitana, sporchissima, dove gli affitti costano tantissimo, un po' molto peggio che a Milano, cioè noi ci lamentiamo di Milano, ma Parigi è 100 volte peggio. Gli studenti che vengono dal proletariato e in generale studenti intercontinentali fanno la vita della fame,
e questo riscatto sociale non c'è, siamo negli anni un po' della crisi economica, gli anni della generazione senza futuro, è un po' sulla scia di persone normali, ma molto più cattivo, molto più brutale e senza assolutamente fronzoli, né dal punto di vista stilistico, perché ha uno stile secco, asciutto, ma ve ne parlo perché vi sto facendo la recensione, ve ne parlo poi, però mi è piaciuto tantissimo. Molto disincantato, forse pure troppo, un po' dry, cioè un po' secca, come un po' aridina, ecco, secondo me. Però essendo veramente brevissimo, vi dà tantissimi spunti su temi come lavoro, conflitto di classe, povertà, precarietà, sentimentale e materiale, e quindi mi è piaciuto assolutamente parecchio, ve lo consiglio. Diciamo che rispetto a Persone Normali questo appunto non è che vi lascia quella sensazione di struggimento, ecco, come invece Persone Normali, che rimane un po' più calda come narrazione, però insomma se vi è piaciuto Persone Normali questo proprio sulla stessa scia. Mentre L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Camminito mi ha veramente sorpreso, un'autrice italiana che non conoscevo assolutamente, non è neanche suo romanzo d'esordio, ha scritto diverse cose prima di questo, ma questo è il libro fortunato, insomma già sta avendo un parecchio successo, candidato allo Strega, insomma è un libro che farà comunque molta fortuna, così come l'autrice. Anche questa è la storia di un conflitto di classi, in un certo senso comunque di povertà e di precarietà, ci troviamo però nella periferia di Roma, sul lago di Bracciano, è un racconto delle periferie, dei disagi economici, dei disagi del vivere in una casa che non offre niente dal punto di vista materiale, che non ti può offrire quello che hanno tutti gli altri bambini, tutto quello che hanno tutti gli altri ragazzi, e le insicurezze che ne conseguono, ma anche la fame, perché questo è un romanzo di fame, di ambizione, di rabbia. Ecco, mi è piaciuto tantissimo il dipinto della protagonista come una donna, una ragazza, una giovane donna molto arrabbiata e che fa della sua rabbia un po' il suo motore. Mi ha ricordato un po' Lila della Ferrante, in un racconto molto più concentrato su appunto un'unica figura, mentre il racconto della Ferrante era proprio diverso per struttura, però veramente notevole secondo me, con metafore che appartengono anche al mondo felino, mi è piaciuto tantissimo. Passiamo alla categoria random. Allora, è uscito un nuovo episodio di Quasi Di, torneremo con un episodio al mese, vi invito a seguire il nostro sito, vi lascio qui i link alla puntata dove parliamo di università, di scelta universitaria, di futuro lavorativo, insomma parliamo come al solito di questi temi da millennial, perché il podcast appunto ha questo taglio, quindi parlare di questioni da millennial, la responsabilità sociale dei millennial durante questi tempi barbari, e ogni mese non c'è solo una nuova puntata ma anche un appuntamento con la nostra newsletter, quindi se volete andate sul nostro sito, potete iscrivervi alla newsletter e trovate tutte le puntate, se non avete ancora ascoltato Quasi Di. A proposito della categoria random, finalmente febbraio è stato il mese in cui ho iniziato le live su Twitch. Ora, come sapete, io non abbandonerò mai YouTube, YouTube è il mio rifugio felice e non lo abbandonerò mai, però per quanto riguarda le live, soprattutto le live di cazzeggio, le live di chiacchiere eccetera eccetera, ho pensato di stare su Twitch, anche perché non soltanto è un nuovo canale in cui si può crescere, c'è un pubblico diverso, quindi mi fa piacere, c'è proprio tutto un modo diverso di interagire. Per il momento mi sto assestando sulla solita live domenichina, che è, diciamo, è il mio anche qui marchio di fabbrica, cioè io faccio sempre le live di domenica, e sto cercando di portare avanti una programmazione che preveda anche una live settimanale, di solito il mercoledì. Concludiamo con la categoria vestiti e beauty. Allora, di vestiti in realtà avrei avuto anche tante cose da farvi vedere, ma niente di entusiasmante, cioè nel senso che io di farvi vedere maglioncini dolce vita neri o come questo maglioncini dolce vita bianchi che vengono dall'armadio di mia madre, così, cioè ho fatto degli acquisti abbastanza minimal, cioè non è che ho cose proprio wow da farvi vedere. Invece voglio parlarvi di cose che sono secondo me più utili, soprattutto in questo periodo, perché è vero che io non sono, cioè sono in smart working, però spesso vado in ufficio e in generale eravamo fino a un giorno fa in zona gialla, quindi in realtà ho sfruttato abbastanza il mio armadio, però visto che siamo tornati in arancione, sentivo di farvi vedere per la rubrica preferiti del mese una cosa molto più sensata, cioè una tuta.
Allora, in realtà ho preso solo il sopra, cioè una tuta grigia, super morbida, di Oysho, che insieme a Mango, diciamo, sono i miei punti deboli del fast fashion, perché per il resto da Zara non compro da anni, cioè ci sono un sacco di negozi che io proprio non frequento, però gli unici dove spesso cedo sono Mango e Oysho. Oysho ha anche delle collezioni sostenibili. Comunque non c'è molto da dire, è questo felpino, ma vi giuro che è la morbidezza assoluta e ormai ci stiamo veramente convertendo alle tutine da casa. Sono un pochino attrezzata perché anche nei video scorsi dei preferiti vi ho fatto vedere delle tute ASOS che avevo comprato. Ecco, in questo caso ho preso appunto questo felpino grigio, è un grigio misto bianco, diciamo, comunque molto freddo, che sto praticamente mettendo in ininterrottamente da una settimana. Quello che mi piace è che il tessuto non è tanto quello della tuta, ma è più vicino a quello di un maglione, ecco, quindi è in maglina. Non ho preso il sotto perché a me turba questo colore per i pantaloni, cioè i pantaloni, cioè l'effetto pigiamino è veramente too much secondo me, mentre questo con sopra il pantalone nero è meglio. Poi su Instagram ho avviato una collaborazione con Oceans, non ho un codice affiliato per cui è inutile darvelo adesso, però mi sono appunto sbizzarrita anche lì con i completi da allenamento, cioè ormai questo è il 2021, non più vestiti come ero solita mettere io, quindi camicine, gonnelline, cose un po' frufru o da collegiale, che era un po' il mio stile e lo è ancora, ma tute e completi per l'allenamento. Questa è la mia vita adesso. Fortunatamente sul versante beauty le cose diventano molto più interessanti, ma prima volevo farvi vedere questo, che diciamo è il mio regalo di compleanno ed è uno Chevalier Ring, quindi un anello da mignolo di Lil Milano, che è una gioielleria che fa delle cose spettacolari, chiaramente hanno un costo, quindi dovrete aspettare un'occasione particolare, a meno che voi non siate ricchi, in quel caso fate un po' quello che volete. Allora, hanno delle cose meravigliose, cioè io non avrei voluto comprare solo questo, ma ho deciso di prendere una cosa ogni traguardo, diciamo ogni obiettivo, cioè non di prendere gioiellini a caso, ma di prenderli per delle occasioni particolari, quindi in questo caso questo è l'anello del mio compleanno. Tra l'altro per il compleanno mi hanno anche regalato gli AirPods Pro, che posso dire, io sono una stronza, cioè nel senso che io qualsiasi cosa dell'Apple purtroppo me la compro, però non credevo, cioè sono sempre stata scettica rispetto agli auricolari Bluetooth perché ho sempre pensato di perderle, soprattutto perché sono un po' goffa, e invece life changing, cioè ti cambiano veramente il modo in cui fai le cose, soprattutto se come me stavate sempre col cellulare in mano e purtroppo questo, cioè dovevate stare per forza col cellulare in mano se avevate gli auricolari col filo, e quante volte mi è caduto perché nel frattempo stavo facendo altre cose, dovevo portarmelo dietro perché erano attaccate al filo. Vabbè, poi queste hanno anche la funzione noise cancelling, che è allucinante, che io sfrutterò tantissimo, soprattutto quando torneremo a viaggiare in aereo, e non vedo l'ora, o in treno, qualsiasi altro posto, sui mezzi pubblici, cioè fantastico. Io regalo di sempre. Mi hanno regalato tra l'altro anche il Kobo e ho già letto due libri in digitale, perché io sono così un entusiasta della tecnologia, cioè mi regalate un oggetto tecnologico nuovo, ce l'avrò sempre in mano. Ah, mi sono dimenticata tra l'altro di farvi vedere questa cosina gigante, che è una candela che ho preso per l'ingresso. Io nella mia vita avrò comprato milioni di candele, cioè non sto scherzando, e fra quelle più profumate ci sono quelle di Zara Home, che costano una fucilata, però il profumo che fanno queste, poi la dimensione aiuta perché vi durano in eterno, ecco, vale la pena secondo me. Questo è Wild Bamboo, ma l'acquisto sicuramente del mese è stato su Look Fantastic. Vi lascio qui sotto un codice che non è un codice affiliato, cioè nel senso non è una collaborazione che io ho con Look Fantastic e pago io su Look Fantastic, però è come con Satispay, cioè con Satispay e con Look Fantastic, tra l'altro adesso vi parlo di Satispay, funziona così che voi avete un codice, cioè ogni volta che vi iscrivete avete un codice, se lo condividete con i vostri amici, tu e lui guadagnate un credito, mi sembra 5 euro o 10 euro, non mi ricordo, quindi se usate questo codice per il vostro primo acquisto, l'iscrizione, guadagniamo tutti e due un credito che poi possiamo spendere per il sito, quindi se vi fa comodo fatelo. Allora, io Look Fantastic lo trovo un sito pazzesco, cioè io ci compro ormai da 10 anni credo,
ci ho sempre trovato dei prodotti meravigliosi, soprattutto quelli, vi consiglio di andare nella sezione prodotti 5 stelle, perché sono i prodotti che hanno recensioni, più recensioni positive in assoluto, quindi una sorta di selezione della community. E raga, la community non sbaglia, cioè non è come le recensioni di Amazon che danno 5 stelle a Sarah J Maas, no, sono prodotti veramente top. Fra cui, e in questo devo anche diciamo ringraziare pubblicamente Elettra Lastra, che è una content creator che trovate sia su YouTube sia su Instagram, perché lei parla spesso di Look Fantastic e mi ha fatto scoprire delle cose veramente meravigliose, fra cui, perché poi ve ne parlerò in altri video, magari anche in un get ready with me con i prodotti di Look Fantastic che ho trovato, fatemi sapere se vi interessa. Il prodotto più bello che ho provato a febbraio è sicuramente questo, che è un blush di Daniel Sandler ed è un watercolor liquid blush, cioè un po' acquarellato. Come vedete è questo fucsia acceso, ma in realtà sulle gote è così, quindi sicuramente è un rosa pop che sta bene sugli incarnati un po' freddi, ma è super naturale perché è acquarellato, ha tantissime shade e vi dico assolutamente che io le comprerò tutte, saranno tutte mie, almeno quelle che stanno bene sulla mia carnagione, le prenderò tutte perché sono pazzeschi. Voglio quello con i glitter dentro che fa anche da illuminante, vi lascio qui sotto comunque i link. Ma quello che dovete assolutamente comprare su Look Fantastic sono i pennelli di Real Technique, che tra parentesi avevo trovato in sconto. Allora, io mi sono sempre stata una che si trucca con le mani, cioè non mi sono mai appassionata ai pennelli, a parte i pennelli chiaramente per gli ombretti, che comunque non è che metto tantissimo. Da quando uso questi qua di Real Technique, sempre visti da Elettra Lastra, la mia vita è cambiata, cioè mi trucco in 10 nanosecondi, soprattutto il pennello da fondotinta, che io mai avevo pensato di usare, voi mi prenderete per una scema, però veramente super comodo. Stendibilità incredibile, cioè secondo me a volte fa più il pennello che il prodotto, quindi assolutamente anche il pennello da blush con cui metto il blush liquido. Felicissima di questi acquisti da Look Fantastic. E poi invece per i capelli, vabbè, oggi sono un po' negli lisci nei ricci, non sono fatti, ecco, oggi non sono fatti. Però un prodotto che mi sento di consigliarvi non è affiliato, cioè io ho una collaborazione su Instagram con Pomelo, ma non guadagno se voi comprate i prodotti. È questo che si chiama Matcha Moves ed è uno spray per le waves, cioè che vi dà un look un po' wild. A me serve perché io non uso tanto lacca e avendo molti capelli e molto lunghi, quindi molto pesanti, mi fissa quando mi vado a fare le onde o il capello leggermente mosso, quindi me lo fissa e perché c'è il sea salt, cioè c'è l'acqua di... c'è il sale marino. Pomelo, così come anche Oceans Apart che vi ho citato prima, sono due aziende appunto con cui collaboro su Instagram, non sono codici affiliati, quindi non guadagno se usate i miei codici, per cui ve ne parlo proprio perché mi sono piaciuti e sono entrambe due aziende sostenibili, quindi se vi va, non lo conoscete, date un'occhiata. Anche tutti i prodotti di Pomelo, comunque per i capelli mi trovo strabene. Cioè io sinceramente devo dire la verità, quando mi hanno proposto di collaborare ero felicissima perché sia Oceans Apart sia Pomelo erano due aziende che io comunque da qui già avevo comprato, cioè proprio come consumatrice le avevo già provate e già mi piacevano, quindi sono contenta di questo tipo di collaborazioni. In generale se vi parlo di qualcosa è perché veramente mi piace e continuerò così ad finem fidelis per sempre. Bene ragazzi, ho sproloquiato parecchio nonostante il mio proposito di essere sintetica, spero comunque che non vi siate annoiati troppo, trovate la maggior parte delle cose di cui ho parlato qui sotto nell'info box, vi ricordo che potete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal, scusatemi, tramite la pagina Ko-fi con PayPal, oppure potete seguirmi in altre meravigliose lande di internet, trovate qui sotto tutto. Per oggi è veramente tutto, un bacione a voi e alla vostra mamma, ci vediamo al prossimo video, ciao!